Ecco qua, come dicevo, essendo usato, ho provveduto a montare senza farvi vedere le buste e l'unboxing. Vi faccio vedere appunto che le buste erano 6, chi me l'ha venduto è stato molto bravo a tenere le buste per poi, diciamo così, rivenderlo. Questa è una prassi che io tendo a consigliare. Naturalmente gli adesivi erano attaccati, quindi è inutile che vi faccio vedere il foglietto. Le istruzioni sono qua, finalmente su certi set vedo che Lego ha imparato a fare un unico blocco delle istruzioni, appunto molto comodo anche da tenere, da conservare, insomma 10 libretti di formati diversi a me non sono mai piaciuti come ho sempre detto. Dicevo, questo set non l'ho preso perché? Perché fondamentalmente nei set usciti per Endgame, Lego ha toppato secondo me, nel senso che non ha preso nessun riferimento dal film. Poi magari farò un video a parte, sempre proseguo di questo, per poi vedere se riesco a pubblicare anche tutti gli altri video. Non hanno saputo sfruttare il film, nel senso che hanno messo sì le famose tutine con i personaggi, diciamo del film, non ad esempio Hulk, per cui hanno dovuto poi recuperare l'altro set con Resco, eccetera, eccetera. Ma sinceramente ha fatto dei set per me che non c'entravano niente col film. Cioè, questo casa mia è il classico garage, è la classica stazione della polizia. Non si sono sbattuti neanche un po'. Sì, vabbè, hanno messo. Adesso andremo a vederlo dopo certe cose, però cioè, fondamentalmente io sono rimasto molto deluso, ho detto vabbè, lo prenderò con calma giustamente per i personaggi, per i minifigures e poter poi concludere un po' tutto la mia idea di come impostarla nel mondo Avengers. Andiamo, quindi cercherò di fare un bel video a riguardo. Andiamo a vedere i personaggi partendo, stavo partendo da Hulk, ma vado direttamente con Thanos e il guanto dell'infinito. Io ho già applicato la gemma, se non sbaglio, verde e blu, anche perché poi si confondono facilmente, al guanto. È un bel personaggio, peccato che abbia questa parte superiore che non permette il movimento delle braccia in maniera completa, come potrebbe fare Hulk. E vedremo dopo. Fatto bene, sempre il solito problema, maxi figure, ma le gambe bloccate, cioè è un bel po' di anni ormai che fa queste maxi figure. Sarebbe ora di arrivare a sbloccare le gambe, più giocabilità, detta sincera. Con il suo bel martellone doppio, se non mi ricordo male, ce l'aveva nel primo film, forse nel secondo anche, ma non me lo ricordo bene perché adesso, come sempre, io arrivo in ritardo, molto in ritardo. Gran bel personaggio, comunque col suo bel guanto intercambiabile, bisogna prendere le altre gemme nell'altro set, che se non sbaglio è quello di Resque, dove c'è un altro guanto, fra l'altro destro per Hulk, che non ho capito lì se è stato un errore di Lego o che cosa. Abbiamo la maxi figure di Hulk, ormai vista sempre abbastanza simile, coi pantaloni, che poi fra l'altro anche lì nel film non si trasformava più in Endgame, quindi questa sarebbe dovuto essere piccola, con magari la testa di un banner Hulk piccolo, però se non mi ricordo male. O no, non me lo ricordo più. Non si trasformava, boh, chi se lo ricorda. Abbiamo Nebula, dei Guardiani della Galassia. Prima o poi riuscirò a fare un video anche sui set dei Guardiani della Galassia, con le tutine che a me non piacevano per niente, tutte uguali, perché alla fine, una volta fatte le tutine tutte uguali, basta cambiare la testa e via. Quindi Nebula, abbiamo Capitan Marvel, Miss Marvel. Qua l'ho lasciata già impostata così, non so adesso se si vede bene la stella con la pettinatura così, poi in Endgame ad esempio aveva i capelli corti che faceva schifo, vabbè, quello è un parere mio personale, quindi anche questa pettinatura non c'entra niente con il film di Endgame. Stesso discorso per Iron Man, era anche lui con la bella armatura, se non ricordo se poi aveva l'armatura così praticamente, infatti bisogna, così scusate, bisogna andare a recuperare la polybag, quella vabbè l'ho fatto, non mi ricordo se questa di armatura invece viene utilizzata nel film, sinceramente adesso guarderò meglio perché è passato un bel po' di tempo,
quale tipo di armatura sia, perché ho perso ormai il conto ed è passato, come dicevo, diverso tempo. Quindi bella anche qua, testa che si alza, doppio volto, questo con inquadratura appunto come nel film del computer, quello che è, e il mostro finale che non mi ricordo manco più chi erano, i Chitauri questi, non mi ricordo più. E poi la micro figure di Ant-Man, che qua verrà un po' difficile far vedere, forse meglio se la lascio giù sul tavolo, vediamo se riesco a inquadrarla. Naturalmente è piccolina e va ad aggregarsi a quella che c'era in War Machine Buster, che era a grandezza normale. Niente, queste le minifigures, poi vabbè, le spade di Nebula, qualche cosa per fare i soliti raggi di energia, eccetera, eccetera, la mano che avanza di Thanos, e poi dopo adesso andiamo a vedere il set. Al prossimo video, ciao ciao!